Dunque, l'ultima volta ci siamo lasciati facendo alcune considerazioni su quelle che sono le grandezze di tipo periodico e di come si possano queste grandezze rappresentare nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza. L'obiettivo qual è? Quello di cercare di caratterizzare dal punto di vista soprattutto qualitativo, almeno l'obiettivo di questo modulo didattico, caratterizzare dal punto di vista qualitativo quello che è il funzionamento dei convertitori statici, perché abbiamo visto già analizzando i convertitori DC-DC che non è possibile, arrivati a un certo valore di potenza, immaginare di avere dei convertitori che abbiano in uscita la forma analogica di tensione o corrente desiderata e quella necessaria per alimentare il carico. Devo utilizzare delle soluzioni di tipo switching, quindi delle combinazioni dei circuiti, dei convertitori che vanno ad agire su una tensione, normalmente almeno per quello che abbiamo visto finora, una tensione in continua, e vadano ad affettare questa tensione in continua per avere in uscita un certo valore medio di tensione. Questo per quanto riguarda i convertitori DC-DC. Quindi abbiamo chiarito che l'obiettivo non è tanto quello di controllare il valore istantaneo, ma il valore medio. Poi da questo ne derivano dei problemi relativi a un ripple di corrente che si genera nella parte DC e nel caso invece della parte AC delle armoniche di tensione di corrente, ovviamente, che vanno a creare delle perturbazioni sul carico e sulla rete. Quindi il nostro obiettivo sarà innanzitutto caratterizzare il funzionamento del convertitore proprio in funzione della qualità della forma d'onda di tensione e corrente che è in uscita. Questo l'abbiamo fatto per i convertitori DC-DC e lo faremo per i convertitori DC-AC. E poi vedremo anche quali sono gli espedienti per cercare di aumentare quanto più possibile la qualità della forma d'onda di uscita. Però per capire quali sono le strategie dobbiamo caratterizzare ovviamente anche dal punto di vista matematico quello che è il nostro convertitore. Per questo motivo, se ricordate, abbiamo cercato di identificare quelli che sono dei parametri importanti per caratterizzare dal punto di vista qualitativo un convertitore. Siamo partiti dalla definizione ovviamente di forma d'onda periodica, forma d'onda che si ripete in un intervallo di tempo, e questo intervallo, l'andamento di questa forma d'onda si ripete infinitamente nell'intervallo di tempo. Abbiamo definito il valore efficace, vi ricordate, noi di ogni rappresentazione poi abbiamo dato un significato fisico. Qual è il valore efficace? Il significato fisico del valore efficace di una grandezza sinusoidale mi dà l'equivalente in alternata di quello che è, per esempio, l'effetto di tipo energetico, per esempio l'effetto Joule, che è una corrente genera all'interno di un conduttore, e quindi il valore efficace della corrente alternata è quel valore in continuo equivalente che mi genera lo stesso effetto Joule che mi genererebbe una grandezza di tipo continuo. Abbiamo parlato della rappresentazione dello sviluppo in serie di Fourier delle grandezze. Perché è importante la caratterizzazione in serie di Fourier? Perché abbiamo detto che non lavoriamo con i valori istantanei, mentre nella continua lavoriamo col valore medio, nell'alternata non possiamo lavorare con i valori medi di tensione e corrente, perché parlando di grandezze sinusoidali, pseudosinusoidali, comunque alternative, il valore medio è sempre uguale a zero. Quindi significa che per avere un equivalente, diciamo, del valore medio che ho nella continua, devo utilizzare la rappresentazione attraverso sviluppo in serie di Fourier di tutte le forme periodiche. Cioè devo cercare di ricondurre tutte le forme periodiche in una sommatoria di sinusoidi. Ovviamente questa sommatoria sarà caratterizzata da una fondamentale, che è la prima armonica, e poi che sarà la frequenza, la pulsazione caratteristica della rete, del carico, quindi sarà il mio target di controllo, e poi ci saranno tutta un'altra serie di armoniche, la somma delle quali poi mi darà la forma, diciamo, originale. Però tutto ciò che complemento alla prima armonica sarà ciò che dovremo in qualche modo cercare di limitare. Lo sviluppo in serie di Fourier sarà importante perché
in base allo sviluppo riesco a caratterizzare questo contributo armonico, diciamo, che poi andrà a incidere sulla qualità della forma d'onda. Per cui faremo riferimento sempre allo sviluppo in serie di Fourier per tutte le tipologie di convertitore di C a C, almeno quelli che analizzeremo, per poi fare delle valutazioni dal punto di vista qualitativo. Abbiamo visto, se ricordate, le varie rappresentazioni che posso avere dello sviluppo in serie di Fourier, anche la forma quadratica, che è una forma un po' più compatta. La fondamentale, che ovviamente è il termine per K uguale 1 dello sviluppo in serie di Fourier. Abbiamo anche detto che questo termine devo cercare di renderlo nullo, perché lavorando con circuiti in alternata, avere la componente continua può essere diciamo problematico, soprattutto se gestisco dei trasformatori, se gestisco dei motori, che, per i quali la componente continua ovviamente crea grossi problemi a livello di saturazione. Quindi devo cercare innanzitutto, quando progetto un convertitore e lo controllo, devo cercare di non generare quella componente continua, o se si genera devo cercare in qualche modo di evitare che vada verso il carico. E poi c'è tutta la parte dello sviluppo, in cui l'indice per K uguale 1 mi costituisce l'armonica fondamentale, la fondamentale, quindi la prima armonica. Vi avevo fatto vedere, questo poi avrete anche la possibilità di vederlo quando farete le simulazioni, cioè cosa significa poi rappresentare in serie di Fourier una grandezza di tipo alternativo. Immaginiamo di partire dall'onda quadra. L'onda quadra è quella che genera probabilmente più armoniche, quella che genera più inquinamento armonico. E quindi se parto dall'onda quadra e mi fermo alla prima armonica, quello che ne ottengo è questa sinusoide, per cui se dico voglio assimilare quest'onda quadra alla prima armonica, vedete che l'errore che commetto è abbastanza importante. Però una cosa posso considerare, che la prima armonica e la forma originale, vedete, hanno sicuramente la stessa frequenza, e comunque già l'armonica fondamentale mi dà delle indicazioni abbastanza importanti su quello che poi l'andamento reale della forma d'onda. Se poi comincio a inserire, ad aggiungere le altre armoniche, vedete che il comportamento, la sommatoria di tutte le armoniche, che quindi sono sinusoidi a frequenza sempre via via crescente, fa sì che poi mi avvicini sempre di più al valore originale della forma d'onda. Già qui, se ad esempio, come in questo caso, mi fermassi alla quindicesima armonica, vedete che considerare la forma d'onda originale e considerare la somma delle prime 15 armoniche è abbastanza equivalente, cioè l'errore che commetto non è più l'errore che potrei commettere andando ad analizzare solo la fondamentale. Quindi significa, vedete, che nel momento in cui devo caratterizzare un circuito, devo caratterizzare il funzionamento di un convertitore, è importante capire fino a dove mi devo fermare per dire ok, queste armoniche sono rappresentative del funzionamento di questo convertitore. Perché se mi fermo troppo presto rischio di avere un'approssimazione troppo ampia fra caso reale e le armoniche che poi lo rappresentano. Se invece ce ne metto troppe di armoniche, perché considerate che lo sviluppo in serie è infinito, cioè in realtà io l'uguaglianza tra queste due ce l'ho solo quando sommo infinite armoniche. Se ne metto troppe rischio di inserire informazioni che appesantiscono i modelli e quindi poi non sono utili ai fini della caratterizzazione del modello stesso. Per cui ecco, bisogna caso per caso andare a valutare poi qual è la vera rappresentatività di uno sviluppo in serie rispetto alla forma originale. Però una cosa importante che dobbiamo fissare: la fondamentale è il nostro target di controllo, quindi significa che noi, quando andremo a costruire il convertitore, andremo a controllare questo convertitore, per noi il target, il controllo, come lo era il valore medio, vi ricordate, per i convertitori DC-DC, per i convertitori DC a C, il nostro target di controllo è la prima armonica, va bene? Quella che ci rappresenta poi il funzionamento. Tutto il resto è rumore che devo cercare in qualche modo di limitare, va bene? Avevamo poi fatto tutta una serie di considerazioni. Queste sono posizioni matematiche che da un lato ci servono a rappresentare le forme d'onda in regime sinusoidale, però dall'altro, vi ricordate, hanno comunque sempre un significato fisico che non dobbiamo dimenticare. Queste non sono astrazioni matematiche, ma sono semplicemente delle posizioni che ci
permettono di rappresentare in maniera più semplice dei fenomeni fisici. Avevamo parlato del valore efficace, dello sviluppo armonico, quindi che ovviamente caratterizza anche le forme d'onda distorte, e poi avevamo introdotto, se vi ricordate, delle semplificazioni che poi mi consentono di arrivare a dei modelli matematici più semplici, perché devo cercare da buon ingegnere di semplificarmi quanto più possibile la vita. Come prima abbiamo detto, è inutile che mi porto tutte le infinite armoniche, mi fermo fino a dove c'è rappresentatività della forma d'onda. Dove riesco a semplificare il mio modello lo devo fare, allora devo sfruttare le simmetrie, devo sfruttare tutto ciò che l'analisi matematica mi consente per arrivare a dei modelli semplici e gestibili. Questo è importante per un ingegnere, partire dal problema fisico, dal fenomeno fisico, arrivare al modello matematico è un passaggio fondamentale che poi distingue anche il bravo ingegnere dall'ingegnere, diciamo, perché non esistono tutti gli ingegneri. Perché come lo devo fare? Devo cercare ovviamente di tenere in conto il comportamento reale del sistema, ma devo cercare di arrivare anche a un modello che sia facilmente gestibile, perché non mi devo fermare solo a modellizzare un sistema fisico, io lo devo controllare. Quindi nel momento in cui arrivo a definire il modello matematico, questo modello matematico ci metto un forzamento e ho un'uscita, un certo andamento dell'uscita, e questo è il modello matematico. Poiché io devo controllare quel sistema, come avete fatto per i motori, come avete fatto per le reti, tutti i sistemi dinamici, io come controllo il sistema? Prendo il modello matematico risponde alla domanda, metto un forzamento e quella è l'uscita. Il controllo invece ribalta il problema, voglio avere una certa uscita, qual è il forzamento che devo imporre? Come ad esempio nella macchina elettrica, se io alimento una certa tensione, metto quel valore di tensione nel modello matematico, vedo ad esempio come varia la coppia o la velocità. A livello di controllo devo invertire il sistema e la domanda è qual è la tensione che devo applicare al motore per avere questo andamento della velocità della coppia. Quindi alla fine si tratterà di invertire questi sistemi. Capite bene che per invertire un sistema, nel momento in cui il sistema è semplice, l'inversione è facile. Quando il sistema comincia a essere complesso, quindi il modello matematico caratterizzato da equazioni differenziali, equazioni non lineari, modelli complessi, inversione, quasi impossibile, allora per questo bisogna adottare delle semplificazioni per arrivare a dei modelli matematici che descrivano il comportamento fisico reale del sistema con delle approssimazioni che da un lato non si scostano poi troppo dalla realtà del comportamento fisico del sistema, ma dall'altro mi permettono di avere dei modelli gestibili, quanto più semplici possibile. Quindi lo sforzo che si fa per cercare di semplificare è importante, perché poi alla fine più semplice è il modello a cui arrivo, meno complessa sarà la struttura di controllo che dovrò adottare per quel sistema. La struttura di controllo meno complessa significa meno soldi, quindi un'architettura che poi devo realizzare più semplice, più facile da gestire, ma da mantenere e così via. Per cui cerchiamo di fare i maggiori sforzi possibili per arrivare a queste semplificazioni. E difatti sullo sviluppo in serie di Fourier, oltre alle considerazioni sul numero di armoniche, posso sicuramente sfruttare le simmetrie. Voi avete visto ad analisi che sfruttando alcune simmetrie riesco ad avere un abbattimento di alcuni termini all'interno dello sviluppo in serie che poi alla fine mi consente di arrivare a un modello molto più semplice, come ad esempio la simmetria delle funzioni pari, che mi permette di avere termini b con k uguale a 0, o delle funzioni dispari, termini a con k uguale a 0, oppure come avevamo visto le simmetrie delle semionde, positiva o negativa, e le simmetrie sul quarto pari e sul quarto dispari, che sono quelle che poi alla fine mi consentono di abbattere più termini possibili. Ad esempio sul quarto pari ottengo tutti i termini con k pari, sia con k che con k uguale a 0, e ottengo diversi da 0 solo i termini a con k dispari, e viceversa nel quarto dispari la cosa si ribalta, cioè ottengo tutti i termini a con k, b con k, fattore con k pari uguale a 0, e per i dispari sono diversi da 0 solo i termini b con k. E questo sarà, meno male, il caso a cui ci riferiremo sempre. Quindi cercheremo
ovviamente se le forme d'onda lo consentono, di sfruttare questa tipologia di simmetria in modo tale da avere una grossa semplificazione del modello. Abbiamo anche parlato della distorsione armonica, abbiamo detto io che cosa faccio di tutto ciò, io vado a controllare la fondamentale, cioè per questo è il mio target di controllo, tutto ciò che avanza per me è diciamo cosa da evitare nei limiti possibili. E di fatto questa è il complemento alla fondamentale, proprio la distorsione armonica, cioè ciò che mi fa spostare dal comportamento ideale del mio sistema, poiché il comportamento ideale non lo posso avere, come non lo avevano i convertitori di CDC, la distorsione mi dà l'indice di quanto io sia lontano dalla soluzione ideale. Per cui parametrizzare o valutare questa distorsione sarà importante proprio per caratterizzare la qualità dei miei sistemi. La stessa cosa abbiamo visto per il valore efficace, abbiamo anche introdotto, ma l'avete fatto sicuramente anche in altri moduli, il fattore di distorsione armonica, che è proprio il rapporto tra i valori efficaci della distorsione rispetto alla fondamentale, ovviamente si valuta spesso in percentuale. E siamo arrivati poi, se ricordate, alla potenza. Qui la potenza vi avevo promesso un approfondimento, perché non so se avete seguito il mio consiglio di rivedervi un po' in termini di basi di elettrotecnica, quelli che sono i principi sulla potenza, energia, soprattutto in regime sinusoidale. Perché lo dovete sapere? Perché se noi vogliamo valutare il problema della potenza e dell'energia in regime distorto, perché noi lavoreremo in regime distorto è un regime non sinusoidale dove c'è una distorsione armonica. È chiaro che se non avete ben chiaro il problema di come si affronta la valutazione della potenza, il calcolo della potenza e dell'energia in regime sinusoidale, sarà complesso immaginare di capirlo in regime distorto. Le valutazioni sono abbastanza semplici, si parte ovviamente dal discorso di definire quella che è la potenza istantanea, che è il primo riferimento a cui posso considerare. La potenza istantanea è il prodotto istantaneo fra la tensione e la corrente. Quindi istante per istante ho una tensione che ha una certa evoluzione, la corrente che ha una certa evoluzione, posso sempre definire, a prescindere dal regime in cui mi trovo, un valore di potenza istantanea che è pari al prodotto fra la tensione e la corrente. Questo lo definisco sempre. Nel caso di grandezza in continuo, dove la tensione è continua e la corrente è continua, la potenza istantanea in realtà è un valore costante, perché se sono con le grandezze in continua significa che le grandezze sono indipendenti dal tempo, per cui saranno dei valori costanti, il loro prodotto sarà una costante. E quindi quella è una potenza che nel caso della continua viene costante e si misura in watt. Posso avere poi anche in regime continuo delle potenze variabili, potenze istantanee variabili, e ce l'ho ad esempio quando, vi ricordate, ho l'alimentazione con dei convertitori che non mi danno in uscita un valore costante, mi danno un valore variabile in cui il valore medio è costante. Allora in quel caso avrò una potenza istantanea variabile, ma una potenza media che sarà costante, quindi me la riferisco ai valori medi della tensione e della corrente che sto erogando verso il carico. Il caso invece che ci riguarda adesso riguarda la potenza in regime sinusoidale. La potenza in regime sinusoidale è più complessa rispetto a quella che definisco in condizioni continue. In regime sinusoidale avrò una tensione che avrà un certo andamento, al momento lo definisco sinusoidale, poi questa non sarà più una sinusoide, e la stessa cosa la corrente. Quindi avrò una tensione e una corrente che possono essere in fase o sfasate fra di loro a seconda di quella che è la caratteristica del circuito, se è un circuito tipo ohmico, se è un circuito ohmico-induttivo, ohmico-capacitivo, avrò tensione e corrente in fase, corrente in ritardo, corrente in anticipo. Come faccio a definire la potenza? Ovviamente qui il discorso della potenza è diverso rispetto a quello che vado ad affrontare nel caso della continua, ma in realtà posso sempre partire dal presupposto che esiste una potenza istantanea. Quindi la potenza istantanea, se ad esempio grandezze tipo sinusoidali, ho una tensione che ha un andamento di questo genere, quindi
radical 2 per V per coseno di omega t più alfa V, quindi rispetto al riferimento c'è uno sfasamento di alfa V, che in termini fasoriali posso rappresentare in questo modo. Ricordate, tutte le grandezze sinusoidali si possono rappresentare anche nel dominio di Gauss con un vettore che ha l'ampiezza pari proprio al valore efficace e la velocità è proprio la pulsazione della grandezza sinusoidale. Per cui posso rappresentare questa grandezza attraverso il suo governo, il suo fasore. E la stessa cosa per la corrente, quindi avrò una tensione e una corrente che avranno un certo sfasamento e per cui a loro volta avranno uno sfasamento relativo. Va bene? Che è quello che poi alla fine mi interessa di più, perché se vi ricordate, nel momento in cui vado a risolvere un circuito in alternata posso prendere un riferimento come zero, quindi ad esempio posso prendere quello della tensione e riferirmi un po' alla corrente. L'importante è che io sia coerente con il riferimento che ho preso. Quindi una volta che ho preso una grandezza come riferimento, tutte le altre si devono riferire a questa grandezza. Va bene? La potenza, quindi, se vado a se considero due grandezze di questo tipo, la potenza istantanea è il prodotto fra le due grandezze. Se vado a fare il prodotto, quindi la potenza istantanea, che cosa c'ho? Radical 2 e radical 2 diventano 2 per V per I, per il coseno di omega t più alfa V, coseno di omega t più alfa I. Questo è il prodotto della potenza istantanea. Cosa ne viene fuori? Se utilizzo le formule della trigonometria, coseno di alfa coseno di beta uguale a un mezzo coseno alfa più beta più coseno di alfa meno beta, lo vado ad applicare a questi due coseni, cosa ne viene fuori? Vedete, la potenza istantanea è uguale a due termini, alla somma di due termini, perché questi sono due termini, V per I coseno di 2 omega t più alfa I più alfa V più V per I coseno di alfa V meno alfa I. Ok? Allora, questi due termini sono quelli che mi caratterizzano la potenza istantanea. In particolare questo termine, vedete, se ho delle grandezze che hanno una certa pulsazione omega, questo primo termine è una potenza che ha una pulsazione pari al doppio della pulsazione della tensione della corrente. E poi c'è un termine che, vedete, non è dipendente dal tempo, quindi significa che la potenza istantanea è la somma di un contributo che è costante, che è questo qui, che è proprio pari al prodotto fra il valore efficace di tensione e corrente per il coseno dello sfasamento fra la tensione e la corrente. Vedete, questo è lo sfasamento relativo alfa V meno alfa I. E poi c'è un termine a pulsazione doppia, quindi una sinusoide che ha una pulsazione doppia rispetto a quella delle grandezze di tensione e corrente originale. Allora, se adesso andassi a... facciamo dei casi particolari. Primo caso particolare, immaginiamo di avere un circuito puramente ohmico. Va bene? Quindi dove non ho induttanza. Se non ho induttanza significa che alfa B e alfa I, come sono in fase fra di loro. Quindi significa che questo lo posso risolvere come caso particolare andando a particolarizzare questa equazione con alfa I e alfa B uguale a 0, ad esempio, se prendo un riferimento però uguale a 0. Quello che mi ottengo, se vado a fare questa posizione, la potenza istantanea è uguale al prodotto VI coseno di 2 omega t più V per I. Allora, vado a rappresentare questa grandezza, la potenza istantanea è data, vedete, da un contributo di tipo sinusoidale a frequenza doppia rispetto alla frequenza delle grandezze originali e poi questo termine costante, quindi significa che ho una sinusoide che ha un valore medio diverso da zero, vedete? È diverso da zero perché questo termine è costante, quindi sto sfasando la sinusoide verso l'alto e ha questa pulsazione doppia e ho poi le grandezze di tensione e corrente ovviamente in fase tra di loro. Se vado a valutare il valore medio di questa potenza, cosa ne esce fuori? Valore medio, perché valuto il valore medio? Perché quello che trasferisco verso il carico, come a livello di energia, se vado a valutare l'energia che viene trasferita verso il carico, l'energia la posso considerare come il prodotto V per I per VT. Quindi significa che se voglio valutare l'energia, devo fare l'integrale di d omega che è uguale all'integrale di V per I
in DT. Quindi l'energia che viene trasferita verso il carico è proprio l'integrale del prodotto Cooper in DT. Quindi se voglio valutare l'energia utile, cioè quello che di quella potenza poi è l'energia utile che viene trasferita verso il carico, devo fare l'integrale di quel prodotto. Allora, l'integrale di questo prodotto che cosa significa? Significa fare l'integrale di questo termine e l'integrale di questo termine. Ma l'integrale di questo termine quant'è? Se io faccio l'integrale di una grandezza sinusoidale, faccio l'integrale nel periodo, no? Questo è il periodo. Questo è il periodo T. Se io faccio l'integrale di questa grandezza sinusoidale in un periodo, quanto è l'integrale? Zero. Perché l'integrale, c'è un'area positiva, che è questa, a cui sommo un'area negativa, che è questa. Va bene? Quindi significa che il contributo reale alla potenza, quindi la potenza che effettivamente viene trasferita verso il carico, è dato esclusivamente da questo termine, o questo termine si annulla. Quindi diciamo che la potenza media, alla fine, il contributo alla potenza effettiva che viene trasferita verso il carico è dato solo da questo contributo. Quindi, quando faccio integrare una grandezza sinusoidale, sono grandezze che sono a valore medio nullo, quindi significa le cui aree positive sono uguali alle aree negative. Se ne faccio l'integrale in un periodo, è normale che le aree positive sono uguali a quelle negative, le sommo e viene zero. Va bene? Quindi significa che di questi termini il contributo reale, la potenza media, se andassi a fare la potenza media, questo termine se ne va a zero e rimane solo questo termine qui. Potenza media significa 1 sul periodo, quindi vado a fare la potenza media è uguale a 1 sul periodo integrale da 0 a t di V per I in dt. Se io vado a calcolare il valore della potenza media di questa grandezza, il primo termine se ne va a 0. Il secondo termine che cos'è? È 1 su t per V per I per t. Quindi significa 1 su t V per I, perché questo termine è costante, per il periodo t. Va bene? Quindi significa che è uguale proprio a V per I. Quindi significa che il valore nel caso di grandezze di un circuito che ha caratterizzato solo da resistenze pure, quindi senza induttanze, senza capacità, il valore della potenza media è proprio pari al prodotto fra i valori efficaci di tensione e corrente. Va bene? L'altro termine, vi ripeto, è un termine che non genera una potenza media, perché è una grandezza di tipo sinusoidale. E qui è riportato il calcolo, quindi vado a fare il valore medio, alla fine è proprio il prodotto fra V e I. Nel caso di circuito, mi metto nel caso opposto, un circuito caratterizzato solo o da una capacità o da un'induttanza. Caso capacità e induttanza significa che la corrente è con me rispetto alla tensione. È perfettamente in quadratura, quindi può essere in anticipo o in ritardo rispetto alla tensione, quindi lo sfasamento fra tensione e corrente può essere più o meno pi greco mezzi. Se vado a fare lo stesso calcolo, vedete, quindi vado a valutare la potenza istantanea nel caso in cui alfa v sia uguale ad alfa i più o meno pi greco mezzi, quindi valuto sia il caso di capacità che induttanza, se mi vado a fare il calcolo, vedete, alla fine c'è questo termine, rimane 2 omega t, quindi rimane il termine a pulsazione doppia, e poi c'è quest'altro termine qua, coseno di più o meno pi greco mezzi, quant'è? È 0, che sia più o che sia meno è sempre 0. Quindi vedete, quando ho un circuito, sto alimentando un circuito puramente induttivo o puramente capacitivo, cosa che vi dissi già a Totte, nella realtà non esiste, perché se alimento una resistenza c'è sempre un piccolo residuo di induttanza, come se alimento un'induttanza c'è sempre una resistenza del circuito e così come la capacità. Però nel caso ideale, in realtà il termine costante scompare. Quindi significa che rimane solo il termine di tipo alternativo. E quindi il valore medio della potenza quanto sarà? È zero. Perché?
rimane solo il termine a pulsazione doppia. Abbiamo detto che l'integrale di questo termine in un periodo è uguale a zero, perché prescindere da quello che sia lo sfasamento, vado a fare la somma di un'area positiva e di un'area negativa che sono uguali fra di loro. Quindi la somma è uguale a zero. Va bene? Quindi significa che quando alimento un'induttanza, una capacità, alla fine la potenza media è nulla. Mentre la potenza istantanea non è zero, ha un andamento di tipo alternativo. E come ve lo giustificate voi? Il fatto che se alimento un'induttanza, una capacità, il valore medio della potenza è uguale a zero, mentre il valore istantaneo è diverso da zero. Cioè, cosa significa? Significa che in realtà in un circuito dove ci sono capacità, induttanze e resistenze, la parte attiva del circuito, quindi tutto ciò che è legato alle resistenze, comunque le componenti attive, mi dà un valore, un contributo di potenza media diversa da zero, che è poi la potenza utile che trasferisco verso il carico. Se invece ho una parte di tipo, un carico di tipo ohmico, di tipo induttivo, ho una potenza istantanea di tipo sinusoidale e una potenza media nulla. Che significa questo? A livello energetico o di potenza, che cosa significa? Perché viene questa potenza di tipo variabile? Fisicamente cosa significa? Il fatto di avere una potenza media nulla e una potenza istantanea di tipo sinusoidale. Innanzitutto ve lo giustificate che sia così, cioè è per voi una cosa plausibile o una cosa strana? Facciamo il caso generale del... Torniamo al caso generale, quindi immaginando abbiamo fatto il caso specifico carico puramente resistivo, quindi valore medio della potenza pari al prodotto VRI, caso puramente induttivo capacitivo, potenza media nulla, c'è solo la potenza variabile. Perché quando ho una capacità, un'induttanza, mi generano una potenza alternativa e non mi generano una potenza costante uguale a zero? Che cosa succede fisicamente nel circuito, in un circuito in cui ho delle capacità e delle induttanze? A livello di potenza, a livello energetico, cosa significa questo termine? Allora, la potenza istantanea è uguale al prodotto VRI. Se ho un'induttanza, immaginiamo di avere un'induttanza e una capacità. Va bene? Nel caso di induttanza, il legame costitutivo dell'induttanza qual è? Il legame costitutivo è il rapporto, lasciamo stare con sinusoidale, valori istantanei. Qual è il legame fra la tensione e la corrente? Quindi la caduta di tensione rispetto alla corrente. Oh, forza. Qual è? QL uguale a L dei con L su DT. Sulla capacità, legame fra tensione e corrente qual è? I con C uguale a C de V con C su DT. Allora, se vado a calcolare la potenza istantanea sull'induttanza, prodotto V per I significa I con L, quindi mettiamo L per I con L de I con L su DT. Ok? Per la capacità I con C uguale C per V con C de V con C su DT. Allora, questa è la potenza istantanea su un'induttanza e su una capacità. Che cosa notate? Che la potenza istantanea è uguale al prodotto fra la corrente e la derivata della corrente nel tempo. Quindi significa che in termini di potenza, se la corrente ha un andamento di questo genere, la potenza istantanea che fa? Vedete, è il prodotto fra I con L e la derivata della corrente. Quindi significa che in questo tratto, com'è la potenza istantanea? In questo tratto, la corrente... Oh, scusate, non posso dire.
questa è con L nel tempo. In questo tratto la corrente è positiva e la derivata con me? Positiva, perché la corrente è crescente. Quindi significa che in questo quarto di periodo ho una potenza istantanea positiva. Va bene? Quindi ad esempio che va fuori. Su quest'altro tratto, com'è la potenza istantanea? La corrente è positiva, la derivata è negativa, quindi qui è più e qui è meno. Su quest'altro tratto la corrente è negativa, la derivata è negativa, quindi la potenza istantanea è positiva, qui è positiva, qui è negativa, perché ho una derivata positiva e una corrente negativa. Quindi vedete, questo si replica, significa che la potenza che agisce su un'induttanza è una potenza che una volta esce e una volta entra, una volta esce e una volta entra. Se faccio lo stesso discorso per la capacità, è la stessa cosa. Andrò a valutare una potenza istantanea, una volta esce e una volta entra, una volta esce e una volta entra. Cioè significa che mediamente non c'è una potenza che rimane là. Mentre nella resistenza, perché c'è una parte attiva nella resistenza? La resistenza, se vado a fare il prodotto V per I di una resistenza, qual è il legame fra la tensione e la corrente di una resistenza? V uguale R per I, no? Significa che la potenza sulla resistenza è quanto uguale a R per I al quadrato. Quindi vedete che è diversa da questa e da questa. Qui c'è una componente attiva che rimane nella resistenza, in realtà è effetto Joule, si dissipa, quindi una parte di potenza rimane lì e viene trasformata in calore. Vedete? Mentre sull'induttanza e sulla capacità c'è una potenza istantanea che viene palleggiata all'interno della rete. Probabilmente c'è un'induttanza che la scarica su una capacità, perché se mi vado a fare i conti, quando questo è positivo questo è negativo, quindi significherà che in alcuni istanti l'induttanza carica la capacità, in altri istanti la capacità carica l'induttanza, quindi sono trasferimenti istantanei di potenza fra una parte e l'altra della rete, ma non c'è un trasferimento effettivo del valore medio della potenza verso il carico. Quindi è una potenza che viene palleggiata nella rete, ma non viene trasferita. Ok? Quindi questo significa il contributo a doppia frequenza, a frequenza doppia rispetto alle pulsazioni delle tensioni e delle correnti, è proprio il contributo dovuto alle capacità e alle induttanze. Quindi c'è una potenza che viene palleggiata, quindi non viene trasferita effettivamente verso il carico, non è potenza utile che io poi trasferisco verso il carico, ma è una potenza che viene palleggiata. Allora posso dire, non mi interessa questa potenza, perché a me interessa la potenza utile, quindi la trascuro. Non è proprio così, perché è comunque potenza che interessa la rete, anche se viene palleggiata da una parte o l'altra, è una potenza che interessa la rete. Quindi significa che quando vado a trasferire una potenza da un punto all'utilizzatore, è vero che all'utilizzatore ci andrà questa come potenza utile, ma la rete sarà impegnata anche da questa potenza che viene palleggiata fra induttanza e capacità. Ok? Quindi significa che sto impegnando la rete con una potenza, fra virgolette, superiore rispetto a quella che effettivamente vedo sul carico. Va bene? Se lo vedi in termini fasoriali, perché è più semplice guardare i vettori, almeno io credo che sia più semplice guardare i vettori rispetto alle sinusoidi. In termini fasoriali, quindi supponendo di lavorare con grandezze di tipo sinusoidale, qui sto a valori istantanei, questa vale sempre, questa vale solo in regime sinusoidale permanente, questo lo ripeterò fino alla noia, perché sono due condizioni operative diverse. Cioè questa include questa, ma questa non include questa. Ok, valori istantanei vale sempre, qualsiasi tipo sia il tipo di forma d'onda. Questa vale solo in regime sinusoidale permanente, quindi quando l'ampiezza della sinusoide è costante e quando è costante la sua frequenza. Va bene? Allora, se vado a rappresentare a livello fasoriale nel piano di Gauss
la tensione e la corrente, se ad esempio questa è la tensione e questa è la corrente, in pratica che cosa vedo? La potenza, vado a fare i calcoli sulla potenza istantanea, il valore medio della potenza istantanea, quello che viene fuori dal valore medio, prima vi ricordate questo termine era coseno di zero, perché abbiamo considerato il caso resistivo, quindi tensione e corrente in fase, quando non sono in fase mi porto il coseno dell'angolo compreso fra tensione e corrente, quindi significa che se vado a calcolare la potenza media, quello che viene fuori è il prodotto fra i valori efficaci di tensione e corrente per il coseno dell'angolo compreso fra tensione e corrente. Cioè, in termini fasoriali, che significa? Se questa è la tensione e questa è la corrente, immaginando che si stiano girando così, questa è la corrente che è in ritardo rispetto alla tensione, significa che VI coseno φ, quindi il prodotto fra tensione e corrente per il coseno dell'angolo, che cosa significa? Significa che vado a valutare come potenza attiva la componente della corrente che è la proiezione proprio sulla tensione, perché I coseno φ non è nient'altro che la proiezione di questa corrente sulla tensione. Siete d'accordo? Quindi significa che è come se avessi, ho due contributi, due proiezioni della tensione, una in fase con la tensione, che è proprio il contributo che mi dà origine alla potenza attiva, e l'altra in quadratura, che non mi dà un contributo sulla potenza attiva, ricordate? E il prodotto VI sen φ è quel contributo proprio di quello di cui abbiamo parlato, quella potenza che si palleggia all'interno della rete ma non mi dà un contributo effettivo alla potenza attiva. Quindi ci sta, ma poi non lo vedo come potenza utile sul carico. Tuttavia è una potenza che c'è sulla rete, cioè non posso dire che non ci sia. Perché alla fine poi quello che mi va a gravare, ad esempio su una rete di trasmissione, è questa, va bene? È la corrente originale, non è solo la parte, la componente attiva della corrente, ma la corrente originale. Quindi significa che quando vado a trasferire una certa potenza da un generatore a un utilizzatore, la rete viene impegnata con questa corrente, non solo con quella che vedo come corrente utile, che è la sua proiezione sull'asse della tensione, ma è questa la effettiva corrente che va a impegnare la rete. Va bene? Dovete cercare di capire questa differenza, perché è importante per tutte le valutazioni di tipo energetico che si fanno. Per valutare un rendimento, che cosa valuto quando valuto un rendimento? La potenza attiva, la potenza reattiva, la potenza apparente, che è il prodotto, come sapete, fra la tensione, valore efficace della tensione e la corrente. Se non avete ben chiaro cos'è la potenza attiva e cos'è la potenza apparente, o meglio, cos'è la potenza istantanea, che è il punto da cui partiamo, poi è difficile andare a caratterizzare dal punto di vista energetico qualsiasi dispositivo, va bene? Quindi, potenza attiva è la potenza media, okay, della potenza istantanea. Quindi ho la potenza istantanea, questa potenza istantanea, se ne vado a fare il valore medio coincide proprio con la potenza attiva, che è quella utile, la potenza che posso considerare utile, quella che si trasferisce sul carico. C'è anche un'altra potenza, che è la potenza istantanea, potenza col contributo alternativo alla potenza, che è una potenza che impegna la rete di trasmissione, ma non viene finalizzata verso il carico. Viene semplicemente una rete che si sposta da una parte all'altra della mia rete di trasmissione, del mio circuito, e non diventa potenza utile, ma proprio perché palleggia sulla rete impegna energeticamente la rete. Va bene? Vi hanno spiegato come funzionano i contatori di energia? Cosa misurano i contatori di energia che avete a casa? Allora, io ho una potenza attiva e una potenza reattiva. Se vado a fare l'integrale, poi ho un'energia attiva e un'energia reattiva. Cosa misurano normalmente i contatori dell'energia elettrica che avete a casa?
misurano l'energia utile. L'energia utile è quella attiva. Però se voi avete, non dico un impianto di casa, ma avete già una piccola azienda o un'attività commerciale, un ristorante, in cui ci sono parecchi compressori, motori, pompe, non so se il ristorante c'è una pompa, però ci potrebbero essere motori. Cioè sia carichi caratterizzati da una componente induttiva importante, significa che a casa vostra, se voi andate a misurare lo sfasamento tra tensione e corrente, meno male se non avete motori, avete tutti i convertitori, lavorate ormai in casa, si lavora quasi tutti in DC, diciamo lo sfasamento tra tensione e corrente è minimo, molto basso, va bene? Se però già cominciate a mettere dei motori, andate a misurare lo sfasamento tra tensione e corrente, i motori hanno le induttanze, e le induttanze sono quelle che voi hanno bisogno per funzionare, l'induttanza, c'è niente da fare, si deve caricare e scaricare, se no l'induttanza non funziona, il motore non funziona. Quindi per funzionare ha bisogno di questo palleggio di potenza, se no non funziona, non funziona proprio il principio, va bene? Quindi se cominciate a mettere dei motori, dei carichi induttivi, cominciate a vedere che si sfasa. È arrivato a un certo punto, se ci mettete un bel po' di motori, arriva Eni, vi bussa alla porta e vi dice devi pagare una penale, perché io ti sto facendo pagare la potenza attiva, quindi l'energia attiva che consumi, ma tu mi stai impegnando la rete anche con una componente reattiva che per me non è più trascurabile, è questa qui. Quindi significa che per dare quella potenza utile a te, ti devo dare un'altra quantità di energia, che è quella reattiva, che ti serve a far funzionare quei carichi, che io non ti sto misurando, ma che mi impegna la rete, mi crea le cadute, mi crea tutti i problemi di gestione della rete, quindi mi paghi una penale. Allora ho due soluzioni, o mi faccio installare anche un contatore di energia reattiva, quindi pago l'energia attiva e l'energia reattiva che ha una tariffazione diversa ovviamente rispetto all'energia attiva se non riesco a fare altrimenti, oppure devo rifasare, cioè devo mettere dei rifasatori che se questa si sposta troppo così me la riporta più in fase, con dei valori che sono... cosa in fine deve essere 0,88, 0,89, 0,9, questi sono valori accettabili, al di sotto di questi valori, quando il cosa in fine diventa troppo ampio, non è più accettabile. Come si fa a rifasare? Ovviamente di solito si ha il ritardo della corrente rispetto alla tensione, perché sono, io a casa ho carichi prettamente induttivi, è difficile che ho carichi capacitivi. E quindi come si fa a rifasare? Qual è un modo semplice per rifasare? Se ho un ritardo, devo anticipare, che faccio? Ci metto i condensatori. Cioè, faccio il palleggio, non lo faccio avvenire fra il mio carico e la rete, ma lo faccio venire fra il mio carico e un banco di capacità che sta lì, così il palleggio viene dentro casa mia, non va a investire la rete. Quindi la rete vede un carico rifasato, vede la corrente molto più in fase con la tensione, il palleggio di potenza lo faccio venire dentro, impegno la mia rete interna, ma che mi frega, tanto non sto impegnando una rete di trasmissione importante, sto impegnando la mia rete di casa o della mia attività. Quindi il rifasamento serve proprio a quello, cioè poiché se ci metto delle induttanze, che siano trasformatori, motori, pompe, compressori, qualsiasi cosa, questi per funzionare hanno bisogno di cedere e assorbire potenza istantanea, anziché fargliela scambiare con la rete, ce lo faccio scambiare con unità locale. Quindi il problema me lo limito io, okay? Quindi poi se la mia rete si ha sovraccarica, ovviamente è sovraccarica per il mio contributo, quindi è molto più gestibile rispetto a un sovraccarico che genererebbe una sommatoria di utenti che creano con questo palleggio un sovraccarico della rete importante. Significa che io devo risolvere al mio interno il problema di questo sfasamento. Se ho una corrente, gli elettricisti dicono sbattata, gli ingegneri non possono usare sbattata come termine, è proprio brutto. Però comunque capite bene che se ho una corrente che è troppo induttiva, devo cercare di rifasarla rispetto alla tensione. Ma non è che poi sto rifasando la corrente che metto nel motore,
Il motore ci va sempre quella, sfasata, è che il palleggio io lo faccio avvenire a livello locale, ci metto dei condensatori lì vicino per far avvenire questo palleggio, e quindi lato rete, dai morsetti della rete, io vedo una corrente, diciamo, rifasata, perfettamente in fase o comunque con l'angolo di sfasamento che mi stabilisce anche il distributore di energia. Ok? Quindi faccio una valutazione di costi, dico, mi costa di più pagare l'energia reattiva, quindi lo scotto di impegnare la rete con questo palleggio, o mi conviene investire in un rifasatore che metto là e quindi poi mi permette di non pagare questa addizionale di energia al mio distributore? È un problema di tipo economico. E ovvio dipende dall'entità, perché l'investimento che faccio con la capacità è una tantum come costo di manutenzione, insomma non è eccessivo, quindi posso valutare se ho un carico fortemente induttivo, probabilmente mi conviene mettere il banco di capacità. Se così non è, mi conviene, e se ad esempio l'impegno reattivo è periodico, non è costante, non è importante, conviene più pagare queste penali o addirittura farmi mettere il doppio contatore. Chiaro? Quindi, supponiamo di aver capito cos'è una potenza istantanea, cos'è una potenza attiva, cos'è una potenza reattiva. L'energia che ne deriva, ad esempio l'energia di un'induttanza, come la faccio a ottenere? Partendo dalla potenza istantanea, per ottenere l'energia che devo fare? Integrale. Quindi significa che per ottenere l'energia dell'induttanza devo fare l'integrale di questa grandezza di L, integrale nel tempo, L I con L, D I con L su DT in DT. Quindi significa che quanto è uguale questa integrale? Un mezzo L uguale. L'energia della capacità quant'è? Faccio la stessa cosa, quindi se voglio valutare l'integrale, quindi l'energia della capacità, faccio l'integrale della potenza istantanea e C, V con C, D, V con C, DT, in DT, è uguale a un mezzo C, V con C al quadrato. Questi sono i valori dell'energia che impegna un'induttanza e una capacità. Ok, quindi abbiamo chiuso il giro. Abbiamo caratterizzato una resistenza, un'induttanza e una capacità, che sono i tre elementi passivi che poi caratterizzano bene o male tutti i circuiti. Noi struttureremo intorno a questi circuiti dei convertitori che alla fine sfrutteranno anche le capacità delle induttanze di immagazzinare quell'energia e ridarmela. Ricordate il chopper e soprattutto lo step up. Come funzionava lo step up? Lo step up, sfruttando la derivata della corrente, lì stava in continuo, ma il discorso è lo stesso. Sfruttando la derivata di corrente positiva e negativa, per alcuni intervalli di tempo caricavo l'induttanza. Quindi aumentare l'energia all'interno dell'induttanza, potenza positiva. In altri intervalli, quella potenza, quell'energia, anziché ributtarla in rete, la butto sul carico e quindi vado a sommare quella che viene dall'alimentazione con quella che ho immagazzinato più dentro. Questo è il boost, no? È il guadagno che io riesco a ottenere grazie a un'induttanza. Vedete che noi abbiamo sfruttato questa capacità dell'induttanza. Induttanze, come le stesse capacità, sono importanti perché mi servono a stabilizzare i circuiti, mi servono a ottenere particolari funzioni come lo step up. Senza l'induttanza io non potrei avere questo salto, questo guadagno di tensione, e sfrutto proprio questa
potenza istantanea che viene palleggiata, la carico dalla rete e la butto sul carico, anziché ributtarla indietro. È lo stesso principio, va bene? Facciamo un passettino in avanti. I discorsi che abbiamo fatto adesso, soprattutto quello sui fasori, valgono quando ho grandezze di tipo sinusoidale. Ma torniamo all'origine. Non abbiamo grandezze di tipo sinusoidale quando parliamo di convertitori elettronici. Abbiamo grandezze che sono tutt'altro che sinusoidali, a cui mi posso riferire, posso ricavare la componente sinusoidale attraverso sviluppo in serie di Fourier. Ok? Quindi dal punto di vista della caratterizzazione, del controllo, ho un appoggio, che è lo sviluppo in serie di Fourier, che mi permette di dire, ok, questa forma d'onda, tutta distorta, il mio riferimento è la fondamentale, e poi c'ho la distorsione armonica, va bene? Ma se devo andare a valutare, ad esempio, la potenza, nel caso in cui non ho una grandezza di tipo sinusoidale, ma ho una grandezza di tipo alternativo non sinusoidale, come funziona? Caso più comune, che quello che si ha spessissimo, anche in un'abitazione, quello che sia, tensione sinusoidale, perché di solito la tensione è impressa, sapete, c'ho una rete potenza prevalente, la tensione difficilmente la riesco a smuovere, a meno che non ho gli impianti rurali, che quelli a struttura radiale, che poi un piccolo assorbimento di carico mi comporta una caduta di tensione che comincio a vedere già alle mie prese. Diciamo, nel caso generico potenza prevalente, di solito la tensione non la smuovo, è quella, una tensione impressa, ma la corrente che dipende dai carichi. Se ad esempio sto alimentando un trasformatore, sapete bene che il trasformatore, soprattutto se mi avvicino alla zona di saturazione, mi squadra la corrente. Ma tutti gli altri carichi, i raddrizzatori, voi penso che abbiate fatto già i raddrizzatori a sistemi elettrici. I raddrizzatori sono dei sistemi che dei convertitori, controllabili o non controllabili, posso avere sia il ponte di diodi che i rectifier, che sono controllabili, mi permettono di avere in uscita delle grandezze controllabili, ma delle grandezze in continua, ma purtroppo mi assorbono delle correnti che sono correnti distorte. Allora, come funziona il discorso della potenza quando ho grandezze distorte? La cosa si comincia un po' a complicare. Caso più emblematico, tensione sinusoidale, corrente non sinusoidale. Significa che la tensione sarà quella, della corrente io che faccio? La cosa più semplice per poter approcciare il discorso della potenza è quella di vederne il suo sviluppo in serie, ok? Quindi posso ad esempio andare a rappresentare, partendo sempre dalla definizione della potenza media, vediamo qual è la potenza utile che si trasferisce verso il carico. Partendo dal discorso dell'integrale della potenza istantanea, questo vale sempre, considero il caso di tensione sinusoidale, vedete qui coincide esattamente con la fondamentale, e corrente distorta, fondamentale, armonica. Se vado a fare l'integrale, esce fuori una cosa del genere. 1 su t integrale da 0 a t o da t0 a t0 più t, sapete che indifferente dove vado a beccare il periodo, l'importante è che prendo un periodo, di v di t, v1 qui è indicato 1 semplicemente per stare a significare che la tensione è sinusoidale, quindi coincide con la sua fondamentale. Per la corrente che ha la fondamentale a sua volta, più le armoniche che frequenza hanno? Hanno una frequenza superiore rispetto alla fondamentale. A seconda poi quarto pari, quarto dispari, probabilmente sarà la fondamentale più una terza armonica, una quinta armonica, una settima armonica e così via. Se vado a fare il valore medio di questa grandezza, di questa integrale, che cosa ho? Avrò sicuramente il prodotto fra V1 e I1. Quindi sicuramente ci sarà il prodotto fra le due componenti alla stessa frequenza. Quindi ci sarà un V1 coseno omega t più φ con V per I con 1
per coseno di omega t più figoni. Ricordate, la stessa cosa che avevo prima. Quindi significa che c'è un contributo di questi due termini, il prodotto di questi due termini, che mi genera esattamente quello che avevo nel caso sinusoidale. E cosa ne usciva quando facevo l'integrale della potenza istantanea delle due sinusoidi? V per i, valori efficaci, coseno dell'angolo compreso. Quindi un termine mi darà sicuramente questo termine qua. Poi che cosa c'è? Non è finita qua. C'ho il prodotto fra la tensione e le armoniche superiori. Ok? Quindi significa che avrò V coseno omega t più qualcosa per I coseno omega 3 omega più qualcosa. Coseno di 5 omega più qualcosa. Quindi ho il prodotto fra grandezze non isofrequenziali. Cosa succede? Banalmente, sfruttando sempre le formule trigonometriche, quando vedete il prodotto coseno alfa coseno di beta, lo vado a dividere, lo vado a scomporre come la somma di coseni, quindi un mezzo di coseno alfa più beta più coseno di alfa meno beta. Immaginiamo che siano due grandezze isofrequenziali, omega e omega, qui viene il doppio, quel termine che poi vi ricordate valore medio nullo, qui viene 0 e quindi è il termine costante, coseno di 0 rimane costante quando faccio l'integrale. Quando alfa e beta sono diversi fra di loro, alfa più beta sarà qualche omega, alfa meno beta sarà ancora omega. Ok? Quindi vedete, quando faccio il prodotto fra due grandezze che non sono isofrequenziali, il loro prodotto mi genera delle sinusoidi a loro volta ha una certa pulsazione, non c'è più il termine costante che non dipende dal tempo. Quindi significa che l'integrale sarà sempre l'integrale di due sinusoidi a una certa frequenza, 3 omega, 5 omega, 7 omega, quello che vogliamo. Quindi significa che quando vado a fare il prodotto fra questo e questa sommatoria, l'integrale quanto sarà? Sempre 0, perché non c'è più, vedete, il termine costante si genera solo quando alfa è uguale a beta, cioè quando le due grandezze sono isofrequenziali. È l'unico caso in cui si abbatte il coseno e c'è il termine costante, quindi c'è potenza media diversa da zero. Quando le due grandezze non sono isofrequenziali, non si abbatte più il coseno, quindi si generano due coseni a diverse pulsazioni, il cui integrale è uguale a zero. Quindi che significa? Significa che quando vado a valutare la potenza media del prodotto fra una tensione e una corrente distorta, tensione non distorta e corrente distorta, la potenza media, ossia ricordo, potenza media è quella utile, va bene? La potenza utile è quella riferita solo alle fondamentali. Prodotto fra la tensione, che non è distorta, è la fondamentale di corrente. Gli altri non mi danno contributo alla potenza utile, cioè che significa che quelle armoniche fanno il palleggio, cioè esistono perché ci stanno nella potenza istantanea, ma sono potenze che si palleggiano all'interno della rete e non si trasformano in potenza utile. Va bene? Quindi quando vado a valutare la potenza utile, buberi, coseno F1, coseno F1 è lo sfasamento tra la tensione è la fondamentale di corrente, poi ovviamente le altre armoniche avranno sfasamenti diversi, ma non mi danno il contributo sulla potenza media. Chiaro? E questo è importante perché se uno dovesse calcolare, valutare qual è la potenza utile nel caso in cui abbia un carico distorto, quindi in cui la tensione, poiché sono in presenza di una rete a potenza prevalente, ho una tensione sinusoidale ma una corrente distorta. Qual è la potenza utile? No panic, poiché le armoniche di corrente vanno a interagire con una sinusoide di tensione, la potenza utile è solo quella riferita alla fondamentale della corrente, tutte le altre non mi generano potenza utile, però ci stanno, vi ricordo, non è che poi scompaiono, ci sono nella rete, l'unica cosa è che non vengono trasferite direttamente sul carico, impegnano la rete a livello locale e non vengono trasferite sul carico. Per quello devo dire, ma potrei dire, poiché non hanno contributo alla potenza utile, non mi interessa, me ne disinteresso, no,
perché comunque mi creano un impegno dal punto di vista energetico sulla rete, perché ci stanno sulla rete, non vengono trasferite sul carico, ma ci stanno sulla rete, quindi le devo eliminare, le devo comunque limitare. E cosa succede quando ho tensione e corrente distorte? Vediamo se ci arrivate senza che vi faccio vedere la diapositiva. Se ho tensione distorta, corrente distorta, significa che avrò una tensione che sarà data da una fondamentale più la distorsione armonica, quindi la sommatoria di quelle armoniche distorcenti. Corrente è la stessa cosa, fondamentale più distorsione armonica. Che rimane alla fine come potenza utile? Sempre questa? Che ci rimane? Abbiamo detto che l'unico contributo che rimane come potenza utile è il prodotto fra grandezze isofrequenziali. Se vado a fare il prodotto fra uno sviluppo in serie di una tensione e lo sviluppo in serie di una corrente, cosa rimangono? I prodotti fra le grandezze isofrequenziali, quelli sì che rimangono, e si eliminano i prodotti incrociati. Quindi significa che la potenza sarà la sommatoria per indici uguali di V con K, I con K, coseno di Φ con K. Va bene? Quindi rimangono tutti i prodotti isofrequenziali. Significa che poi il prodotto, il contributo alla fondamentale sarà importante. Ricordate, se poi le armoniche vanno man mano a diminuire, significa che avrò un contributo alla fondamentale che sarà quello preponderante. Poi i contributi alla terza armonica, alla quinta armonica, quello che non c'ho è il contributo terza armonica di corrente per quinta armonica di tensione, quello non ce l'ho. Ma terza armonica, quinta armonica, quello è un contributo che ho. Quindi attenzione, quando vado a fare la valutazione della potenza media, quindi potenza utile, nel caso di distorsione sia di tensione che di corrente, non è più questo, ok? È una sommatoria di termini. È importante saper valutare la potenza, potenza attiva, la potenza utile, perché è quella che poi mi permette ad esempio di stabilire il rendimento, no? Ricordate, abbiamo parlato di rendimento. Il rendimento che cos'è? Quando vado a valutare il rendimento di un sistema, cioè un ingresso, una potenza in ingresso, una potenza in uscita e delle dispersioni, qualcosa che non si trasferisce come potenza utile. Il rendimento è il rapporto fra la potenza utile e la potenza in ingresso. Ok, quindi quando vado a fare la valutazione dei rendimenti devo calcolare bene la potenza in ingresso e la potenza utile, se no faccio errori grossolani proprio nel calcolo dei rendimenti. Mi posso calcolare il power factor, si calcola allo stesso modo come per le grandezze di tipo sinusoidale, displacement factor che avrete sicuramente visto nel caso di grandezze in alternata. Questo è il caso di tensione distorta e corrente distorta, vedete? Rimane la sommatoria V con K, I con K, coseno di Φ con K. Quindi attenzione che è una semplificazione importante se vado a valutare solo la fondamentale, quando ho una distorsione di tensione e di corrente. Poi mi può capitare che, ad esempio, posso fare in modo che la terza armonica di corrente abbia un valore molto basso in modo tale che quando va a interagire con la terza armonica di tensione non mi dà un valore troppo elevato, quindi concentro tutta la potenza sulla fondamentale, evito le armoniche superiori. Quando alimento un motore, ad esempio, questo che cosa significa? Alimento un motore elettrico non ha una coppia perfettamente costante, vi ricordate, ha delle oscillazioni, quelle oscillazioni sono delle armoniche che si traducono in armoniche di coppia, quindi significa che il motore ha la fondamentale che genera la coppia che fa girare il motore, poi ci sono quelle armoniche che si trasferiscono in potenza utile, cioè vengono trasferite sul carico, che mi generano delle oscillazioni di coppia. Quelle oscillazioni di coppia cosa mi creano? Le vibrazioni, quindi sento rumore, sento delle oscillazioni meccaniche,
quindi quella, anche se potenza che va nel mio carico, quindi la vedo, la sento, però non è effettivamente la potenza utile. La potenza utile che io voglio è quella relativa alla fondamentale. Allora, per evitare che questi contributi armonici siano preponderanti, devo fare in modo che la terza armonica di tensione l'ammazzo con una terza armonica corrente bassa, ok? Soprattutto le prime armoniche devo cercare di fare in modo che la loro interazione sia meno pesante possibile, meno incidente possibile nel campo della potenza. Però vedete, tutto passa per una valutazione di analitico, passa tutto da qui. Poi da qui posso fare le considerazioni tipo fisico, però parto sempre dalle considerazioni di analitico.